Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Fumetti Fatti, sono Angelo Ma sul Futuro e siamo su Dragon Ball Legend per parlare della nuova batch che attualmente è disponibile, ovvero la nuova Legend Rising con i nuovi Tarless, Goku e Cooler. Vediamo questa batch, ragazzi. Allora, come sempre, fortunatamente abbiamo una volta al giorno una singola scontata a 20 cristalli, poi abbiamo chiaramente le singole a 100 e le multi a 1000. I PG rate up di questa batch dai vecchi sono Vegeta e Ginyu e poi abbiamo le tre nuove SP, Tales, Cooler e Goku che adesso ci andiamo a vedere. Mentre invece le extreme in rate up sono Goku, Tenshinhan, Freezer terza forma, Frost e le nuove Vegeta e Tales Extreme. Per le Hero invece non c'è nessuna nuova aggiunta, quindi non ci perderemo tempo. E direi di cominciare subito a vedere il nuovo Tarless. Molto carino, ragazzi. Tra l'altro, l'ho trovato con una multi. Ho trovato sia il Tarless SP che quello Extreme. Gli altri, invece, niente da fare. È un PG davvero interessante. È di tipo purple, quindi viola. Skippiamo queste pubblicità. Carina la main ability, dove praticamente c'ha un meno 15 sulle Blast Art per 10 secondi. Interessante. La unica ability è quella di infliggere più danno alla Son Family, quindi a Goku, a Gohan, eccetera, per un 10% di danni con le Blast. Con la special, il Kill Driver, oltre a fare un grosso danno, si buffa del 15% le blast per 15 secondi, quindi è di base un PG che somiglia molto al Vegeta SP, che tra l'altro troviamo in rate up nella stessa batch, quindi sono molto comunicanti tra loro. La carta extra è davvero interessante perché ha diversi utilizzi, cioè diversi effetti. Praticamente, all'assunzione della extra, lui mangia il frutto e immediatamente recuperiamo un po' di HP e poi possiamo avere tre effetti in modo randomico che possono essere un 20% alle blast, un 15% di recovery di ki oppure un 30% di evasione. Interessante, molto forte secondo me. La Z ability invece aumenta i viola degli strike attack e difesa. E poi qua ci fa vedere anche quali sono i viola che andrebbe a buffare. Infatti, possiamo pensare di creare un team fatto dei tre Saiyan, ovvero Vegeta, Tarless e il nuovo Goku. Caruccio, non è male. Passiamo invece a vedere il nuovo Cooler, che comunque ha qualcosa in comune con questo Tarless. Adesso vi faccio vedere. È di tipo verde, quindi green. La sua main ability è quella di avere un recover di ki molto incrementato al momento in cui attiviamo la main, cioè tipo di 50 istantaneamente, interessante, e poi c'ha la possibilità di pescare le carte più velocemente. La unica ability è quella di infliggere più danno con la special move, e la special move, ovvero il Death Beam, oltre al danno, boosta del 15% il blast damage per 15 secondi. Anche lui, diciamo, è bello forte a livello di Blast Attack. Carina anche la Destructive Ray, che è veramente molto interessante per il PvP, che infligge sanguinamento, distrugge una carta dell'avversario randomicamente, che nel PvP può essere veramente snervante, e in più c'è un 20% di chance di infliggere affaticamento. Insomma, una extra card davvero interessante per questo cooler. E la Z ability, come dicevo prima, ha qualcosa di comunicante con il nuovo Tarless, perché buffa le Blast Attack
dei Saga Movie. E quindi qua ci fa vedere che possiamo creare un team con Paikwan, Tarles, Broly, il nuovo Cooler chiaramente, e il nuovo Goku che fa parte comunque di questo filone di Movie Saga. Interessante, interessante perché questo PG potrebbe essere un boost per Broly. Comunque potremmo andare a formare un team creato, cioè formato da Tarles, Broly e Cooler. Può essere veramente una cosa molto 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 interessante. Passiamo invece a Goku, che è l'ultima SP, che è carino, ma dei tre è quello che mi ha entusiasmato meno, nonostante sia un Goku. Però vabbè, carino comunque. La main ability si recupera un po' di HP e poi c'ha la possibilità di pescare la special move, interessante, cioè non solo sicura, ma praticamente subito dopo la cura abbiamo la possibilità di pescare la special, quella grossa. La unica ability è quando sono morti gli altri due, e quindi rimane solo a combattere, a un 30% in più nelle strike. Diciamo che è una condizione un po' particolare, però quando si attiva è carina. Insomma, forse il Goku SP rosso, quello Super Saiyan, bastava che gli morisse Krillin per questo boost, ma vabbè, qua ne dobbiamo far morire due. Ma lasciamo perdere. La special, la Genki-Dama con una Sonamaru, che oltre a infliggere danno ha un 10% di fare critico. Carino, ma non niente di troppo grosso. La extra invece è simpatica, ma come Tarles c'ha diversi effetti. Praticamente usando questa carta abbiamo la possibilità poi di avere questi boost in base a cosa utilizzeremo dopo l'utilizzo di questa carta. Quindi un 30% alla special move, oppure un 70% o addirittura un 120% in base a quante volte abbiamo pescato questa carta, e un 70% alla fine di infliggere affaticamento, che è forse l'unica cosa positiva. Mentre invece la Z Ability buffa i pur sia di strike che di blast difesa. Carino, carino, e stesso discorso che facevo prima, può essere veramente buono da giocare in un team fatto di Full Saiyan Viola, ovvero Vegeta, Tarles e lui. Simpatico, simpatico. Vediamoci invece un attimino le due Extreme, se non mi esplode il cellulare come al solito. Vegeta prima, vediamolo, che volevo tanto pullare ma non ho trovato. È rosso. Mi piace che è rosso perché va a comunicare con il Vegeta Super Saiyan e con suo figlio. Vediamo, vediamo. La main ability, lo sto vedendo la prima volta insieme a voi. Quindi la main ability, ok, tanca del 35% le strike damage, ok, carino. La unica ability invece, 15% di danno alle strike per 20 secondi, poi cosa dice? Quando viene sostituito da più 2 al sostituto, ok, con la special Big Bang Attack che infligge danno e c'è il 10% di critico, con la extra 15% di critico maggiorato per 30 secondi. Potrebbe essere una combo interessante. Utilizzare la extra e poi la Big Bang Attack. Con la Z Ability aumenta i rossi, strike, attack e difesa. Buono, buono, è una spalla interessante per il Goku Super Saiyan e chiaramente per gli altri due Super Saiyan. Potrebbe essere un buon panchinaro da utilizzare, buttando in prima linea chiaramente Goku, Vegeta e il Trunks Super Saiyan. Buono, mi piace. Mi piace. Vediamo invece il Tarles Extreme, che invece ho pullato, è di tipo green, verde.
Vediamo un attimino, non è, in realtà è molto simile a quello SP. 45% di strike damage con la main ability per 15 secondi. Forte la main ability. La unica ability invece, anziché fare danno alla Sound Family, fa danno ai Super Warrior del 15% con le blast. Va bene. Con la special infligge danno il 10% alle strike art per 15 secondi. Praticamente quello extreme si buffa gli attacchi fisici, quello SP si buffa quelle blast. Potrebbero essere carini da giocare entrambi. La extra è molto simile a quella di quello SP, però non si cura. L'altro si curava pure. Mangia il frutto e abbiamo una percentuale randomica di poter recuperare HP, oppure 20% di blast per 20 secondi o 20% di strike per 20 secondi. E la Z ability invece aumenta strike e blast difesa ai verdi. E questo è il team che possiamo formare attualmente. Diciamo che al momento, nonostante piccolo, rimane il verde più forte uscito finora. Siamo un attimino sottotono. Ma sicuramente, ragazzi, gli androidi che stanno per arrivare nella prossima batch, perché c'è stato il leak degli androidi che arriveranno, arriverà 17 e 18. Se non ho capito male, 17 dovrebbe essere verde e quindi potrebbe ribaltare le sorti di questo team, rendendolo un attimino più DPS di quello che è attualmente, perché attualmente è molto più difensivo. Questo è tutto, ragazzi. Abbiamo visto velocemente la batch. Io comunque qualcosa ce l'ho pullato, però per il momento mi attengo a fare la singolina al giorno. Fate anche voi lo stesso, non ci spendete più di 2000 cristalli se siete free to play. Se shoppate invece, direi di puntare più su Tarless, secondo me, e nient'altro. Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate e ci vediamo invece quando ci vediamo. Ci vediamo per Dock and Battle domani mattina e non so se avremo modo di vedere qualcos'altro che riguarda Legend. Se ci sono approfondimenti sulle nuove carte leakate di 17 e 18, ne parleremo. Per ora è tutto, ragazzi. Vi do un bacione. Ci vediamo alla prossima.